for humans. Wow. Wow. No artificial badness. Già non ci credo che abbia speso 40 milioni per questo spot. Lui immagina. Raga, questo è il CEO dell'azienda, se l'avete visto all'inizio. No, benvenuti, benvenidos, benvenuto. Welcome everybody, ladies and gentlemen. Introduci. Ciao a tutti ragazzi, questo è Caffè Scorretto, noi siamo Caffè Design, sono sempre Giuliano, sono Nanni e Breccia. E questa puntata parleremo di cose brutte come al solito facciamo nel Caffè Scorretto. Complimenti, meraviglioso, straordinario. Non così brutte, proprio brutte. Beh, brutte. Questa volta forse non troppo brutte perché allora parleremo degli spot del Super Bowl. Super Bowl. Io non li ho visti perché io ci tengo alla reaction genuina, però mi avete detto che non c'è stata di brutte. No, ce ne sono di brutte. Allora, brutte. Piccolo recap background, il Super Bowl, perché ne parliamo degli spot? Perché in realtà gli spot Super Bowl sono un po' la grande kermesse dell'advertising mondiale, se vogliamo, no? Il telegatto mondiale. È il telegatto, esatto. E i brand ci investono milioni, fior fior di miliardi e milioni su questi advertising che di fatto poi risultano, diciamo, attenzione mediatica importante. Quest'anno il telegatto è rappresentato da The Weeknd. Da The Weeknd, esatto. Pagato miliardi, anche in questo caso, da Pepsi, che detiene il potere di questo momento centrale del coso, del Super Bowl. Sì, esatto, che poi appunto Super Bowl, che per chi non lo sapesse, ragazzi, la partita di football americano più importante dei mondi, no? Giusto? È la finale. Quest'anno. È come se fosse la Champions League del football. Del football, no? Esatto. Eravamo. Non sbaglio. Sai quante views ha? Vedi quante views ha? Lo sai? No. Spara? 2 miliardi. No. 200 milioni. No, secondo me sì, 500 milioni. 100 milioni. È un sacco. Cazzo. No. Sappiamo tutti che è uno sport minore. E solo gli hanno frainteso. Salutiamo tutti gli appassionati. Uno sport come passiamo agli spot, per favore. Allora, sì, torniamo a quello che dicevamo prima. Appunto, gli spot. Come dicevamo prima, gli spot in realtà sono tutti molto belli, volendo. Nel senso, proprio perché costano si tantissimo. Si vede che hanno budget. Esatto, budget sono produzioni incredibili. Follia assoluta. Esatto, però abbiamo selezionato un po' di categorie importanti. Io, Riccardo, la mia. Vi faccio vedere a partire subito una categoria che mi ha particolarmente frizzantato, che è quella degli spot americani proprio nel cuore, ok? Proprio di cose super che americani. In altri stati non avrebbero senso, sono in americano senso. Vediamo. Partiamo da questo brand che credo di aver capito venda tendenzialmente terriccio probabilmente. C'è quest'uomo che cammina in un backyard, c'è già subito Tex 803, qua c'è un numero bellissimo, c'è un numero cosa. Che è tutto americano, perché tutto americano, nessuno capisce. C'è la classica famiglia americana col colli qua che sta facendo un barbecue appassionatissimo, la tizia quella che sembra Hillary Clinton eccetera eccetera. Esatto, sono meravigliose. Gente, e poi c'è il cameo di quello di The Office. Meraviglioso, adoro lui. Ovviamente giocano a gol. Poi c'è un tizio, tutta gente che si lamenta di quanto quella che fa yoga, no? Tutto così. Beh, comunque quello... la cosa interessante di questo. Sì. Di questo. Aspetta, perché probabilmente poi c'è John Travolta, così a caso, a casaccio, che fa un TikTok totalmente a caso. E poi il finale con tutti questi costi di The Dream Low. Ed è meraviglioso. Vabbè, lui, vabbè, ovviamente, sacchi niente di da dire. Esatto, e poi c'è John Travolta. Quindi anche qua, budget inutile per il Scott's Miracle Go Big Game Commercial. Non penso che in Italia abbiamo mai visto uno spot del genere di uno che vende terriccio per i backyard. Terriccio Gertrude. Esatto, non so. Poi volevo far vedere. Ah no, qua c'è questa una chicca. No, non è questa. C'è uno spot, qua ve lo dico soltanto così a caso, di questo brand che vende... canne da pesca, credo. Ok. Non è importante lo spot perché fa schifo. Però ho scoperto dopo che questo brand ha questo qua è il suo store. Questa piramide gigantesca a Memphis. Ed è di fatto una delle piramidi più alte del mondo. Tipo, se la tira con quelle esatto. egizie. È bellissimo! La cosa com'è? Cioè, era un brand di canne da pesca che ha speso milioni. Per fare lo spot al Super Bowl. La cosa interessante è che in America esiste un cazzo di negozio di articoli da pesca che ha una piramide enorme ed è tra le piramidi più grandi del tu mondo. Tu conosci qualcuno che va a pesca? Perché io non lo conosco, sinceramente. In America che, sì. Vabbè, passiamo a quello di Amazon che ha triggerato Nanni, sinceramente. Okay. Questo secondo me è il più brutto qua, di sempre. Nanni è il più brutto di tutto quanto nella storia. Ok. Cioè, io più lo riguardo e più dico che cazzo. Allora, c'è questa donna annoiata, no? Che si fa sedurre da quello che fa il cattivo in perlomeno quello Black conosco Panther. Io per il Black Panther, esatto, che è un figaccione e li fa fare cose. Questa è la storia. Poi qua c'è un momento molto pornografico, giustificatamente pornografico. Lei forse ha un orgasmo, non si capisce bene come va a finire.
tutti sono attoniti, il marito non ne può più. Vuole entrare e basta. E quindi questa è la cosa. È un po' cringe come cosa, ma in realtà. No, scusami, è cringe il logo finale. Che c'è, c'è la freccia di qua in là. Ah, oh mio Dio, anche non ce l'ho arrivata questa cosa. Ed è, ed è terrificante, effettivamente. No. Ti faccio vedere questo qua, che è stato un po' cringe. Forse il più cringe di tutto, a mio parere. Appena finisce l'advertising di questo tizio, Paolo Molinaro. Lo salutiamo, Paolo Molinaro. Adesso vi faccio vedere. Questo dura pochissimo. Tanto. It's like milk. Già mi piace. Ma cos'è la latte? Aspetta. E fa qualche cosa da vino. Sì, esatto. Latte da vino. No, artificial badness. Già non ci credo che abbia speso 40 milioni per questo spot. Lui immagina. Raga, questo è il CEO dell'azienda, se l'avete visto all'inizio. Okay. È semplicemente un hot milk. Però questo ha vinto, no, ha vinto tutto. Ha vinto tutto, questo è meraviglioso. No, perché io mi immagino, cioè, al Super Bowl, esatto. Di spendere 40 milioni, che poi perché quella sono, la cifra, sono sì, anche di esatto, più, probabilmente, sì. Per mandare lui che suona. Che suona, sai, no, non c'è niente d'altro da dire. Io mi immagino, tipo là, davanti al team di marketing, e il video l'ho fatto io. Col telefono l'altro giorno. Dai, mandiamo questo, raga. Nel campo di Minonna. Fammi vedere uno che mi stupisca. No, allora, che vuoi vedere uno figo, allora, proprio, scusami. Sì. Allora, faccio vedere quello che a me è piaciuto. Secondo me. No, faccio vedere quello che è piaciuto più a me. O arzigogolato, perlomeno, in termini di un brand sconosciuto, a mio parere, non so. Fanno, tipo, sarebbe tipo il TurboTax, è tipo... Come si dice? Fatture in cloud, esatto, tipo una roba del genere, adesso, ok? Niente, la storia è questa di queste scrivanie che pascolano, praticamente. Ed è praticamente la storia di questa scrivania che è tipo un commercialista, in sostanza, che passa per gli stadi americani e dice, se sei tipo del Kansas, non paghi questo tipo, sappilo, no? Eccetera. Ti dà degli int. Te dà degli int rispetto allo stato in cui vivi. Orribile. TurboTax. Ora, ti puoi giocare le ultime due. Vai, Paramount. Fammela vedere. Oddio. Ah, beh, Paramount. Paramount. Allora si può giocare mille persone. Ma che sei? Ci sono tutti i personaggi della storia. È bellissimo. Cioè, Dottor Sevi era all'ingresso. Può giocarsi mille personaggi e lo fa. E loro vengono convocati. Ci sta anche coso. Khaled, DJ Khaled. DJ Khaled a caso. Cioè, no senso, è bellissimo. SpongeBob alla puntata del Super Bowl di SpongeBob, incredibile. E tutti che ballano sul monte Paramount. Mi piace tantissimo. Bellissimo, no? È una grande reunion. Ma perché? Bella. È favoloso. Sì. Dai, allora poi faccio vedere un'altra. L'ultima. No, che è l'ultima, ci vado a dire un po' di cose. Logitech è quella che ti piace, metti Logitech. No, fa schifo. Riccardo piace. Ma è oscena. È una roba, ma è inutile. È un po' un manifesto. È uno spot è di merda questo. No, questo fa schifo. Però tu, aspetta, contestualizzalo con Logitech da dove veniva e cosa è diventato adesso. Beh, considera che tipo questo qua è il primo spot di Logitech ever del Super Bowl. Vabbè, Logitech è grande brand. Spot inutile. Non serve a niente. Ma tu devi considerare Logitech da dove veniva. Nanni, se io ho 50 milioni da buttare, le spendo meglio di così. No, dai, è uno spot, è un bello spot, dai, secondo me. Cioè, è una roba. Cioè, è un po'... Non vuol dire niente questo spot. No, un po'. Non vuol dire assolutamente niente. Questo è il Mahmood americano? Sì. È uguale, cazzo, mamma sal. Mahmood from New York. Vedi? Deve fare Logitech. È una roba, no. No, roba, gioca col logo, spot con il spot brand. Inutile, vai giù. No, Brea, ce no, non voglio giocarmi l'ultimo perché c'è ancora un po' di cose da dire. Volevo farti vedere questo qua. In realtà volevo discutere sullo spot, sul prodotto in realtà. Guardalo. Ciao, sono un americano, mangio un sandwich gigantesco. Sì, al massimo. Posso dire che però sono stanco di queste pubblicità denunziali. Hai capito di cosa può essere questo spot secondo te? Cioè, cosa ti sto dicendo? Carta igienica. Cosa può essere, no? Esatto, questo, indovina che cos'è. Carta igienica. Io dico che... E sono queste scarpe bruttissime! Quelle con tutte con la suola tonda! Le scarpe a dondolo! E vai! Al massimo! Ecco per Sapone te. Sapone cafone. Sei stanco di lavarti, sei! Ma sono tutte così le pubblicità adesso. Ma questa è l'America, ragazzi. Io ho tutto rispetto per gli americani, per carità, però sta roba è disgustosa. Secondo me, allora, hanno preso lo stile di Old Spice di sì, anni esatto, fa. Esatto, quella fatto a scuola. Però quando c'era Old Spice era l'unica che aveva questo stile demenziale, adesso sono tutte così.
Perché, vabbè, ma tu sai chi guarda il Super Bowl? Perdonami quello la domanda. Quindi che cazzo, cioè, cosa vogliamo? Allora, facci vedere l'ultimo, l'ultimo. Andiamo da Nick Jonas. Ti ricordi chi Nick è Jonas? Nick Jonas? Sono dei Jonas Brothers. Allora, uno di questi è il diabete, posso dirti questo, che forse che fa di mestiere questo. Bello, testimonial però, del diabete, però va benissimo, molto bello. Bello, la cosa divertente... Fatto che... No, infatti, che sia sposto, per questo. Che sia l'abbiamo fatto. Esatto. È molto bello. Che succede? Lui è molto bello. Lui è molto bello. Dexcom, che è un affare per controllare il diabete, dice siamo andati sullo spazio, com'è possibile però che ancora chi ha il diabete deve farsi il pungidito? No, perché Dexcom G6 incredibile, tu puoi vedere dall'app come stai messo. Ma secondo secondo voi no, siamo così avanti, lui sta parlando di futuro, c'è ancora gente col giubbino di pelle. No, ma peraltro è un nome orribile, Dexcom non G6, lo so. Vabbè, Nick Jonas non è che potevano cambiare il nome dell'azienda per se non fa il pungidito, come funziona? Eh no, c'ha un adesivo magico attaccato al corpo che appunto ti rileva il glucosio. Il glucosio, no? Per il diabete, sì. Sicuramente comunica, e questo adesivo comunica con... Vabbè, se non è glucosio scrivetelo nei commenti. Esatto. Scrivete glucosio se è glucosio e cavallo se non è un cavallo. Va bene, esatto. E comunque comunica apparentemente questo stickers, questo coso che in verità è bello spesso, comunica con il telefono e quindi ti avvisa quando ti devi fare l'insulina. L'insulina, bravo, sì, sì, complimenti. Sapevo un cazzo di diabete, sono stata, ma va bene. Così. Sì. Va bene, un altro. Guarda questo qua, inutile, questo dura 5 secondi. Questo yogurt, non dovevo dirti che è uno yogurt, ma uno yogurt ha fatto questo mashup di facce buffe, di quando uno si sforza tantissimo. Guarda, tra i baffi più grossi del mondo, non ce la faccio, così tutte queste facce terribili, stock probabilmente, non so, preso da qualche parte. SpongeBob, che non manca mai, dice yogurt con un sacco di proteine. Questo è lo spot. Perché mi hai fatto perdere 20 secondi? Pro face, la tua faccia da pro, no? Mangiati lo yogurt, ma che ha il suo perché? Invece avevo il collo più grosso che abbia mai visto tutta la mia vita. Colli grossesi. Vabbè, basta. Allora, sono deluso. Cioè, nel senso... Ma perché quelli belli non te li ho fatti vedere? Che ti facevo vedere quelli fatti quelli bene? Belli, tipo, andateveli quelli a vedere. Quelli di Jeep, quelli di Toyota, fanno sport incredibile. Ma fammelo vedere. Troppo bello. Che cosa lo faccio vedere adesso? Uno adesso è uno di quelli emotional proprio, pronto a piangere. Vai. Jessica Long, 13.000 volte campionessa paralimpica. Ma guarda che livello, però pazzesco di produzione. Mrs. Long? Yes. We've found a baby girl for your adoption, but there's some things you need to know. Questo è meraviglioso, anche tecnicamente. She was born with a rare condition. Her legs will need to be amputated. I know this is difficult to hear. Sta incredibile. Fatto da Cristo, proprio straordinario. Finita della sabbia nell'occhio. Canello nell'occhio. Finita della sabbia nell'occhio. It might not be easy, but it'll be amazing. È strappastorie. Piange il cuore. Madonna mia. È lei che guarda il suo passato. We believe there is hope and strength in questo all è straordinariamente Toyota, figo. Proud partner che te devo dire. Ok, è va bene. Grazie per avermi mortificato il giovedì. Poi vabbè, ci sono altri tipo con soldi infiniti, tipo quello di Cheetos, che c'erano tipo Ashton Kutcher, quell'altra con Shaggy. E Nuggets. Sì. Soldi infiniti. Vanessa Nuggets. Quell'altra di cos'è? Doritos 3D. Poi c'è pure quella di Fiat con Bruce Springsteen. Di Jeep, assolutamente, come di Bruce Springsteen. C'è quella di General Motors, che a dispetto del logo brutto ha messo quello lì che fa sempre ridere in America, non capisco perché, come si chiama lui, Will Farrell. Questo spot è un molto americanista, americancentrico, fa ridere perché lui fa il coglione. E però è divertente, che questo è molto bello, fatto anche molto bene. Il fatto che gli americani devono essere sempre i primi in tutto e non sono i primi nella vendita di auto elettriche, perché lo sono i danesi. I norvegesi, no. Dice. Che poi c'è quello di Cadillac con mille cose. Cioè, sono di spese. Vedetevi tutti, quelli belli non sono questi, a parte questi ultimi che abbiamo visto. Va bene, sono quelli brutti. Va bene, perfetto, niente di più, basta così. Livello di entusiasmo a pallettoni. Niente, ci vediamo lunedì con la puntata, come al solito. Se non hanno visto la procraspirazione, che cos'è andare a procraspirare?
aspirarti, procraspirare. Procraspirando anche la se, procraspirazione. Anche questo è procraspirazione alla fine della esatto. fiera, se Anzi, vogliamo. Procraspirate se vogliamo. Vedendovi tutti i video del Super Bowl. Esatto, bravissimo. Prendetevi questo tempo. Qualcosa vi entrerà. E se non sapete che vuol dire, andate a vedere video procraspirazione, cosa vuol dire. Non c'è di che. Grazie. Ciao a tutti. Ciao belli. Ciao.